La procura di Vibo ha emesso un decreto di sequestro preventivo per 8 km di autostrada compresa tra gli svincoli di Mileto e Rosarno. 21 le persone indagate, i reati vanno dal disastro doloso alla truffa. In arrivo per i percettori di mobilità in deroga il pagamento di una mensilità relativa al 2014, stanziati 42 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali. In Calabria solo 5 bandiere blu, nonostante siano stati spesi milioni di euro per migliorare il sistema della depurazione. Il Tribunale amministrativo conferma l'esclusione del candidato al sindaco di Cosenza Vincenzo Iaconiani e della lista Cosenza Popolare. Rubati al liceo Fermi di Cosenza 20 computer, saltano le prove invalsi. Buonasera dal TG10, 21 persone indagate, 8 km di autostrada sotto sequestro, un tratto inaugurato nel 2014 tra Mileto e Rosarno, disastro doloso e truffa, le ipotesi di reato, sentiamo. Ancora un'iniziativa della Procura della Repubblica di Vibo Valentia che desta scalpore, sorpresa, sconcerto. Questa mattina i militari della Compagnia della Guardia di Finanza hanno sequestrato in via preventiva un tronco dell'autostrada tra gli svincoli di Mileto e Rosarno per un tratto di circa 8 km e mezzo tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Sotto sequestro anche un tratto della strada provinciale 58 in corrispondenza del viadotto sul fiume Mesima, una strada interpedonale asservita ad un cantiere e tutte le aree di rispetto adiacenti al tratto dell'A3. 21 le persone indagate tra dipendenti e dirigenti dell'ANAS, i progettisti dell'opera del direttore dei lavori e il legale rappresentante della società che ha realizzato l'opera. Le ipotesi di reato vanno dal disastro doloso, la truffa aggravata ai danni di ente pubblico, falsa documentazione, falso materiale ideologico. C'è da precisare comunque che il sequestro preventivo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è stato operato con la facoltà d'uso dell'A3. Ciò significa che l'autostrada non verrà chiusa al transito dei veicoli, chiusa invece la strada provinciale 58 in provincia di Vibo Valentia, arteria che conduce a Dasà in corrispondenza appunto del viadotto sul fiume Mesima. L'attività in questo procedimento è stata molto complessa, che ha vari segmenti che vanno dal reato di falso al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, eccetera, 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 eccetera. I filoni sono tanti del lavoro, parte del quale è stato cominciato dalla Procura distrettuale, quindi con un segmento abbastanza importante. E nell'ambito degli accertamenti tecnici noi cosa abbiamo appurato? Uno, che l'opera che è realizzata non corrisponde al progetto originario perché ci sono delle difformità che sono delle difformità anche abbastanza importanti. Due, che dobbiamo capire se queste difformità incidono sulla staticità dell'opera. Questo ancora è un accertamento che non è stato fatto perché ci sono dei collaudi dell'ANAS, ma questi collaudi sono da prendere un po' così con le pinze perché abbiamo emergenze che li contraddicono. E quindi dobbiamo capire se staticamente quest'opera è valida. Allo Stato parrebbe che non ci siano problemi di staticità, ma solo problemi di difformità. Tre, però c'è un problema di tutela dal rischio idrogeologico. A marzo è piovuto un po' di più, lì si è allagato tutto, se c'era qualcuno moriva. Ma questo non è un discorso che afferisce alla transitabilità dell'autostrada, afferisce alle vie sottostanti, alle aree sottostanti. Quelle le abbiamo sequestrate, per questo siamo intervenuti subito, per evitare che potesse maturare qualche problema serio per l'incolumità della collettività. In merito a questa inchiesta, la Procura di Vibo ha nominato il capo compartimento ANAS della Salerno-Reggio Calabria, ingegner Vincenzo Marzi, amministratore giudiziario del tratto della 3, sequestrato questa mattina e compreso appunto tra gli svincoli di Mileto e Rosarno, decisione adottata per assicurare il corretto ripristino dello stato dei luoghi e la loro messa in sicurezza, nonché la corretta e trasparente gestione con supervisione dell'ultimazione dei lavori appaltati e per garantire il ripristino delle condizioni di legalità. A proposito invece di Mario Spagnuolo, il nuovo procuratore della Repubblica di Cosenza, ho deciso il plenum del CSM con una votazione a larga maggioranza nella quale Spagnuolo, che attualmente guida la Procura di Vibo Valentia, ha superato Bruno Giordano al timone invece della Procura di Paola. Il magistrato cosentino, che era in lizza anche per la distrettuale di Catanzaro, aveva deciso nelle scorse settimane di abbandonare quella competizione lasciando campo libero all'arrivo di Nicola Gratteri, che si insedierà invece lunedì 16 maggio. Ma
Magistrato di grande esperienza, Spagnuolo vanta un passato da procuratore aggiunto e coordinatore della DDA di Catanzaro e, negli ultimi anni a vivo, ha concluso una serie di operazioni votate alla tutela dell'ambiente. La pagina del lavoro, percettori di mobilità in deroga, buona notizia che in arrivo il pagamento di una mensilità relativa al 2014, lo ha reso noto la Regione Calabria, che ha stanziato in totale 42 milioni di euro, siglati nuovi accordi per la promozione delle politiche attive, resta il disagio delle famiglie per i sussidi che arrivano con circa 2 anni di ritardo. Salva Baldino, sentiamo. È una delle tante proteste dei percettori di mobilità in deroga. Hanno presidiato l'INPS per mesi chiedendo il pagamento delle spettanze arretrate. Ex lavoratori licenziati, tutti con famiglie a carico a cui spetterebbe un sussidio istituzionale. Ad oggi sono stati erogati, fa sapere la Regione Calabria. La nota è firmata dal governatore Mario Oliverio e dall'assessore al lavoro Federica Roccisano. 42 milioni di euro così suddivisi. Per i prorogati, cioè i percettori di ammortizzatori sociali da più di 30 mesi alla quinta mensilità del 2014, i derogati, quelli che hanno meno di 36 mesi, sesta mensilità sempre 2014, infine chi rientra nel decreto ex 8.670, sono state liquidate 4 mensilità del 2014. La buona notizia è che per tutti è in arrivo una nuova mensilità sempre relativa al 2014. La Regione ha informato i sindacati anche in relazione ai prossimi bandi sulle politiche attive, in particolare sul bonus occupazionale e sull'autoimpiego, nonché quello relativo all'accompagnamento alla pensione, beneficio dei percettori e dei disoccupati di lunga durata. Concordato infine con le parti sociali la stipula di un accordo biennale che riguarderà la cassa integrazione in deroga e la mobilità in deroga relative al 2015 e al 2016. Resta l'amarezza nel constatare il ritardo con cui vengono erogati i sussidi ai percettori di mobilità in deroga. Gente praticamente autorizzata a lavorare in nero. Come si può vivere, pagare bollette, mandare i figli a scuola se i sussidi e non un lauto stipendio arrivano con 2 anni di ritardo? Le politiche attive finora poi non hanno prodotto i risultati sperati. Una sconfitta per lo Stato non essere puntuale e negare dignità a chi la crisi oggi la subisce di più. 5 località calabresi marine esultano e sventolano con orgoglio la loro bandiera blu, però è un numero esiguo per i quasi 800 km di costa della nostra regione, nonostante gli investimenti fatti in questi anni. Sentiamo. Qualità delle acque di balneazione, turismo sostenibile, gestione dei rifiuti e valorizzazione delle aree naturalistiche sono i criteri in base ai quali ogni anno la FE assegna le bandiere blu alle località turistiche del bel paese. Ebbene, in Calabria l'ambito riconoscimento è stato assegnato soltanto a 5 centri rivieraschi, 4 sullo Ionio, ossia Roccella, Trebisacce, Cirommarina e Melissa, e 1 sul Tirreno. La bandiera blu infatti quest'anno sventolerà anche a Praia Mare. Beh, se da una parte c'è soddisfazione in quei centri che hanno centrato l'obiettivo, dall'altra c'è poco da sorridere se su 780 km di costa distribuiti tra Ionio e Tirreno solo 5 località calabresi sono state giudicate al top. Ci sono a quanto pare molte cose che non vanno, ad iniziare dal nodo depurazione, già una questione irrisolta da anni nonostante le denunce, le inchieste, i progetti annunciati per rendere le acque del mare calabrese limpide e cristalline, dai sorvoli delle coste al numero verde per segnalare eventuali anomalie fino agli ecobattelli per pulire le acque costiere, ma la situazione non è affatto migliorata, anzi. Eppure, rimanendo alla questione depurazione, i soldi per rendere più efficienti gli impianti calabresi sono stati stanziati. Solo lo scorso anno la Regione aveva messo in piedi un piano di interventi per un totale di 8 milioni di euro, una parte dei quali, ossia 1.362.558 euro, destinati a finanziare interventi in 21 comuni della costa tirrenica cosentina. Allora, cosa non ha funzionato? I soldi sono stati spesi per migliorare il sistema di depurazione delle acque reflue? Qualcosa sicuramente non è andata per il verso giusto, se è vero che è aumentato anche il numero dei comuni calabresi segnalati all'Unione Europea per infrazioni. Siamo passati da 18 a 128. Beh, qualche dubbio c'è sull'uso dei fondi stanziati e intanto ancora oggi il mare calabrese non è sicuramente da bere.
La pagina politica apriamo con le decisioni del TAR che conferma l'esclusione di liste e candidati della prima commissione elettorale a Cosenza, ma sentiamo nello specifico. Il TAR della Calabria ha respinto il ricorso presentato dal candidato a sindaco Vincenzo Guru Iaconianni. Il Tribunale amministrativo ha avallato la decisione della commissione elettorale di depennare quattro candidati dalla lista Ettaruz Ebdò, in quanto le sottoscrizioni da essi apposte sono state autenticate non da un funzionario del Comune di Cosenza, bensì dal responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune di Cetraro, da un istruttore amministrativo del Comune di Cerisano e da un funzionario del Comune di Montalto Ufugo. I candidati scendono così da 21 a 17, un numero troppo esiguo rispetto a quello minimo consentito dalla legge per la presentazione di una lista. Si spiega così, dunque, l'esclusione del Guru dalla competizione elettorale. Il collettivo Ettaruz Ebdò, si legge in una nota, non ricorrerà al Consiglio di Stato. Dunque, restano 5 candidati a sindaco per le prossime amministrative di Cosenza e viene confermata l'esclusione della lista Cosenza Popolare, presentata al sostegno del candidato Enzo Paolini. Il TAR ha deciso di respingere il ricorso presentato dal movimento che faceva riferimento al nuovo centrodestra, dopo la ricusazione decisa dalla commissione elettorale di Palazzo dei Bruzzi. L'organismo di controllo comunale aveva deciso di escludere Cosenza Popolare perché le accettazioni di candidatura dei singoli candidati erano state firmate su moduli datati, non contenenti le prescrizioni in materia di incandidabilità introdotte dalla legge Severino. I giudici del Tribunale amministrativo hanno poi deciso di escludere dalle elezioni alcuni singoli candidati al Consiglio Comunale, la cui posizione era stata già segnalata dalla Commissione di Palazzo dei Bruzzi. Si tratta di 6 candidati della lista Cosenza Sempre Più, 3 del Partito della Rivoluzione, lista Sgarbi, a sostegno di Occhiuto, e di un candidato della lista Cosenza in Comune, a sostegno di Formisani. Avete sentito del ricorso della lista Ettaruz Ebdò? I responsabili della lista Cosenza Popolare hanno annunciato che il loro legale, Giovanni Spataro, proporrà ricorso al Consiglio di Stato. L'atto sarà presentato sabato ed entro martedì, secondo quanto fanno sapere i responsabili della lista, sarà discusso dal massimo organo della magistratura amministrativa. Intanto Enzo Paolini, candidato a sindaco di Cosenza, ha tenuto ieri pomeriggio un incontro pubblico per presentare la sua candidatura. Presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Cosenza di Enzo Paolini è sostenuto da 5 liste, al momento orfano della lista che fa riferimento all'NCD a causa di alcuni problemi rilevati alla sua presentazione. L'NCD ha annunciato comunque il suo sostegno al candidato, confermato dalla presenza di Pino e Katia Gentile. È una campagna elettorale straordinaria, magnifica, non è difficile, è la campagna elettorale più facile che possa esserci, la difficile quando si ha una dimensione troppo legata a condizionamenti. Io non ne ho, non ne avevo prima e probabilmente avrei contaminato dei non condizionamenti i compagni di viaggio. Evidentemente invece c'è chi vuole essere condizionato. Paolini presenta un programma che ha come priorità il lavoro, poi tratta di acqua, energia e rifiuti, senza scordare i trasporti e la sanità. E poi un piano di edilizia sul riuso e ripristino del centro storico. Paolini fa anche un riferimento a quelle primarie del centrosinistra, mai tenutesi e forse ancora non digerite. Ma più che digerirle io, le dovrebbe digerire il PD, le non primarie, e fanno parte dello statuto del PD, un valore irrinunciabile, non so come abbia fatto a non farle, però è così, è un fatto, è oggettivo, non le ha fatte ed è un problema grave di democrazia e di vulnus per loro, non per noi. Sempre per la politica, il candidato del Movimento 5 Stelle, Gustavo Coscarelli, attacca i suoi competitors, espressione dice della vecchia politica. Anna Franchino, sentiamo. Attacco frontale del candidato a sindaco di Cosenza del Movimento 5 Stelle Gustavo Coscarelli, che per evidenziare la portata di novità insita nei pentastellati esprime un giudizio negativo nei confronti dei competitor, giudicati figli della vecchia politica che si è resa responsabile della cattiva amministrazione sperimentata negli anni a Cosenza. Dalla sanità all'urbanistica, continua il candidato del movimento, le scelte scellerate sono sotto gli occhi di tutti. Noi, ha detto, siamo portatori di idee e progetti innovativi. Lotta alla cementificazione selvaggia e privilegiare un sistema di mobilità integrata e sostenibile. L'ambizione è istituire il reddito di cittadinanza come è stato fatto in altri comuni e speriamo che in tempi più o meno brevi a Cosenza ciò possa anche accadere. Saremo vicini alle fasce più deboli, abbiamo firmato il documento etico con cui rinunciamo al 30% delle nostre indennità destinate appunto a questi soggetti, ai diversamente abili, ai giovani ed agli anziani.
Poi ci dedicheremo ai trasporti per ottimizzare il trasporto pubblico, riducendo inquinamento, consumo di bitume, stress, consumo di petrolio, in maniera tale da avere un trasporto più efficiente ed in termini pure di inquinamento ambientale più ecologico. Sulla cronaca giudiziaria, resta note le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame l'11 aprile scorso ha annullato gli arresti domiciliari per 4 dei 5 politici indagati nell'ambito dell'inchiesta di Didia di Catanzaro su Rende per un presunto voto di scambio. In particolare per l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli, il giudice del Tribunale di Libertà ritiene insussistente la gravità indiziaria. Per quanto riguarda l'altra inchiesta di Didia sulla cosca Rango Zingara di Cosenza, torna in libertà l'ex ispettore della squadra mobile Bruzia, Vincenzo Cicciarello. Il punto nel servizio di Marisa Fallico. L'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli, arrestato nell'ambito dell'operazione dei System su un presunto intreccio mafia politica Rende, coordinata dalla DDA di Catanzaro scattata il 23 marzo scorso, 10 le ordinanze cautelari di cui 5 a carico di esponenti politici, scarcerato dal riesame un mese fa, non avrebbe stretto alcun accordo con la cosca Rual Lanzino, offrendo assunzioni in cambio di voti alle regionali del 2010. O almeno, per utilizzare la terminologia del giudice che ha annullato la custodia ai domiciliari, siamo di fronte ad una insussistenza di gravità indiziaria. Nelle motivazioni del dispositivo di scarcerazione del TDL si fa riferimento anche ad alcune lacune investigative relative al presunto patto corruttivo. Anche nel caso in cui Mirabelli avesse incontrato Michele Di Puppo, ritenuto esponente di primo piano della consorteria di 'Ndrangheta attiva sull'Interland cosentino, scrive il giudice, da un lato di tale incontro non è conosciuto l'oggetto, dall'altro lato non è sostenibile, neanche sul piano logico, che nell'incontro si fosse discusso della promessa di assunzioni, perché l'invio di curricula successivo alle elezioni non viene collegato dagli interlocutori a promesse antecedenti, non potendosi quindi escludere che, detto invio di curricula, trattandosi di una prassi diffusa rientrante in una concezione clientelare della politica, fosse stata una iniziativa del tutto autonoma del Di Puppo. Dunque, mancherebbe la prova dello scambio di favori tra la cosca e l'ex consigliere regionale. Stessa motivazione che si legge nel dispositivo con cui è stato scarcerato anche l'ex assessore comunale provinciale Giuseppe Gagliardi. Ricordiamo che sempre nell'udienza dell'11 aprile scorso il TDL ha inoltre annullato i domiciliari per l'ex sindaco Umberto Bernaudo e per l'ex assessore comunale provinciale Pietro Ruffolo. L'unica richiesta di scarcerazione respinta, quella avanzata dai legali dell'onorevole Sandro Principe. Dunque, un punto a favore della difesa in questa che si conferma una delle più complesse, per certi versi clamorose, inchieste giudiziarie sul cosentino. E rimanendo in tema giudiziario, ma transitando su un'altra inchiesta della DDA di Catanzaro, quella sulla cosca Rango Zingari, attiva nel capoluogo Bruzio, torna in libertà l'ex ispettore della squadra mobile di Cosenza, negli ultimi tempi in servizio presso la prefettura, Vincenzo Cicciarello, arrestato e posto ai domiciliari il 26 aprile scorso, con l'accusa di aver favorito la consorteria, almeno a sentire i pentiti ed alcune intercettazioni. Secondo il GIP distrettuale sono venute meno le esigenze cautelari, in quanto per Cicciarello è scattato il pensionamento. Altri fatti, altre storie, i nostri 100 secondi di cronaca. Una ventina di computer sono stati rubati la notte scorsa nel liceo scientifico Fermi di Cosenza. Ignoti si sono introdotti nella struttura in via Molinella, nel centro della città, asportando diverso materiale informatico. Alcune classi, per consentire le indagini della polizia, sono state spostate in un altro presso e proprio oggi erano previste nella scuola le prove dei test invalsi per la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti. Molestie in caserma, la denuncia shock di un carabiniere donna nei confronti di un collega suo superiore del comando di Catanzaro, secondo la querela depositata in procura dal militare che fa parte del gruppo dei Cobar, l'uomo le avrebbe palpeggiato il fondo schiena. Finito per competenza alla procura militare di Napoli, il pubblico ministero ha rinviato a giudizio l'appuntato.
Un ingente quantitativo di armi e droga è stato sequestrato dai carabinieri di Platinella, Locri, e l'arsenale e lo stupefacente erano ben nascosti in una fitta vegetazione sottoterra e in anfratti naturali ben mimetizzati. Tutto il materiale rinvenuto in ottimo stato di conservazione è stato sequestrato in attesa degli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Locri. Si tenterà di stabilire l'eventuale impiego delle armi in azioni delittuose. Un incendio nella notte ha gravemente danneggiato due abitazioni a Gerocarne, nelle preserre vibonesi. Il rogo si è sviluppato all'interno di due abitazioni limitrofe, in quel momento disabitate. Sul posto, per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco del comando di Vibo, mentre indagini sull'accaduto sono state avviate dai carabinieri di Soriano Calabro. Alla Biblioteca Civica di Cosenza esposti segnalibri della solidarietà realizzati da due scuole cosentine per l'UNICEF. Segnalibri colorati dalle forme diverse e divertenti esposti in mostra alla Biblioteca Civica di Cosenza. Sono quelli realizzati dai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo Don Milani de Matera di Cosenza e dai genitori della scuola dell'infanzia Rodari. L'iniziativa chiamata I Segnalibri della Solidarietà rientra nel progetto più ampio Tutti a Scuola, promosso dall'UNICEF con l'intento di garantire ai più piccoli un'educazione di qualità, sicura e serena. Noi siamo scuola amica già dal 2012, anno della nostra nascita, perché siamo un istituto comprensivo giovane, e ogni anno organizziamo diversi progetti che appunto sono afferenti a quello che ha sposato il MIUR nel 2007, quando ha fatto proprio la sponsorizzazione dell'UNICEF. Il progetto di quest'anno è il secondo di quest'anno scolastico, perché ne abbiamo già fatto uno a Natale, e questo vede proprio l'educazione alla solidarietà fatta attraverso questa mostra mercato. I genitori compreranno questi segnalibro fatti dai loro stessi figli e il ricavato andrà appunto al nostro partner che è l'UNICEF. Sono moltissime le iniziative in tutta Italia per sostenere la campagna Illuminiamo il futuro di Save the Children, e ce ne sono anche a Cosenza, vediamo. 400 le iniziative in tutta Italia a sostegno della campagna Illuminiamo il futuro di Save the Children. Anche a Cosenza la cooperativa delle donne aderisce al progetto, promuovendo negli spazi della ludoteca comunale Il Mondo di Oz una serie di laboratori artistici per bambini. La cooperativa delle donne è una cooperativa sociale con circa 20 anni insomma, di storia e si occupa esclusivamente di servizi educativi. In particolar modo gestiamo 3 ludoteche comunali all'interno di 3 quartieri cosentini che sono Via Popilia, Serra Spiga e il centro storico, e gestiamo anche parte delle attività della città dei ragazzi di Cosenza. I laboratori di arte e di lettura animata hanno una finalità precisa, contrastare la povertà educativa in crescita nel nostro paese, permettendo ai bambini di apprendere e sviluppare talenti e aspirazioni che possano garantire loro un futuro sereno. L'obiettivo è sicuramente quello di sensibilizzare a livello nazionale riguardo questo che è un problema veramente serio, e cioè la povertà educativa. Siamo abituati a parlare di povertà economica e quindi immaginare la povertà come una privazione da un punto di vista proprio di possibilità monetarie. In realtà la povertà economica si affianca a un'altra povertà che è molto grave e che colpisce quasi 2 milioni di bambini a livello nazionale, ed è appunto la povertà educativa. Quindi tutta quella mancanza di opportunità per i bambini di poter esprimere aspirazioni, talenti, capacità e quant'altro. Per cui diciamo, l'offerta formativa in questo è assolutamente necessaria, che sia ampia e che si riconoscano proprio ai bambini i diritti relativi ad avere determinate cose che vanno oltre quello che già normalmente pensiamo di garantire. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione, arrivederci e buona serata.